Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Domenica 12 luglio si è svolto, nell'occasione dell'iniziativa Buon Compleanno Modigliani, la presentazione del libro di Michele Crestacci e Alessandro Brucioni, Il monologo di Modigliani. Abbiamo ascoltato gli autori. Mi dice qualcosa di questo libro? Beh, questo libro è praticamente il monologo dello spettacolo. Poi c'è un'intervista, ci ho fatto da Spanti su come è nato questo lavoro. C'è la bellissima prefazione anche dell'imitatore Valentini. E poi c'è anche il DVD dello spettacolo. Questo è un percorso, noi si fece una prima uscita del lavoro nel 2008, sicché dopo 7 anni siamo riusciti a fare questa cosa, che poi ripeteremo anche con il monologo e DVD di Armando Picchi. No, è bellissimo, perché comunque è un lavoro che è piaciuto tanto a Livorno, l'hanno visto tante volte. E poi è un sogno poter riuscire a fare una data come questa, per rimettere in pace Livorno con questi artisti, che potrebbe essere anche un'economia fondamentale per la città. Quindi ecco, di base è questo. Il DVD è stato filmato dove? A Grattacielo, era il 30 aprile del 2014. Sì, una delle tante repliche che dicevo, facciamo una registrazione per magari mandarlo in giro. Poi era molto bella la mia registrazione, abbiamo tenuto questa. Quindi diciamo, chi prende il libro? C'è anche il DVD dello spettacolo, quindi c'è il copione, la storia di come è nato il lavoro e il DVD. Questo diciamo è anche un omaggio all'artista, no? Sì, assolutamente, sì, ti ripeto, è questo modo, è quello che era il mio obiettivo tanti anni fa quando ho iniziato a lavorare su questo progetto. La voglia di riappropriarsi di un artista in un periodo come questo, dove comunque la nostra città ancora non si rende conto bene che c'è nato questo artista, soprattutto quando faccio tante repliche, anche fuori di Livorno tanti non sanno che è nato a Livorno, quindi è bello divulgare questo, insomma. Secondo me il turismo ha bisogno anche di queste cose, per noi dovrebbe essere un'opzione bella forte per noi. Questo può servire anche, diciamo, in un certo senso a scuotere un po' il comune. Assolutamente, l'ho sempre preso anche in giro al comune, c'è un pezzo proprio dedicato all'amministrazione comunale, però sai, la forza dei sogni così, cioè, poi non c'è bisogno di nessuno, secondo me. Ora è un momento anche questo storico, secondo me c'è da chiedere poco alla politica, c'è da fare, cercare di essere più professionali possibile sempre. E nella volta adesso di Alessandro Brucioni. Anticipato alla stesura anche del libro, no? Certo, sì. Essenzialmente il libro è la riproposizione del monologo che noi facciamo come spettacolo. Poi abbiamo avuto una piccola prefazione di Dario Valentini, che ha visto lo spettacolo e gli è rimasto molto colpito. Ha fatto degli schizzi sui suoi disegni, forzetti su Michele, e ha fatto una piccola introduzione. E poi abbiamo scritto una piccola introduzione che ho scritto io rispetto a quello che era il perché abbiamo lavorato su Modigliani, come è nato il progetto, quali sono state le nostre un po' direzioni di lavoro. In conclusione abbiamo l'intervista che ci ha fatto Andrea Lasfante, Andrea Michele, sul nostro lavoro, e quindi il libro conterrà, oltre al DVD, al monologo, conterrà questo intervento che racconterà un po' la nostra storia, come ci siamo incontrati, quello che abbiamo fatto e quali sono un po' le nostre presupposte di lavoro. E questo è un primo di una serie di progetti? Sì, una serie di progetti, perché presto faremo anche il lavoro su Picchi, con cui avremo dei contributi ancora più interessanti, perché siamo in una fase di lavoro, cioè, e ovviamente richiama molto interesse la storia sia di un calciatore e poi di quel calciatore specifico, e quindi usciremo penso settembre-ottobre anche con quest'altra nuova pubblicazione. E poi stiamo facendo un lavoro su The Amicis, perché stiamo lavorando su Sull'Oceano, che è un testo che racconta la storia di un filosofo che parte da Genova e arriva a Buenos Aires, e raccontiamo una storia che si incrocia con la crociera, e sarà pronta anche quell'ottobre. Abbiamo debuttato al Festival di Equilibrio, è andata molto bene, quindi insomma stiamo portando avanti questo progetto per adesso. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.